What will be the first measure change? All the illegal immigration out of my country, out of my home. Tutti parlano di immigrati, ma non esiste l'immigrazione legale, esistono solo clandestini. Io voglio la rivoluzione contro gli extracomunitari clandestini. Sì, è successo che abbiamo picchiato i migrati, ma quando i clandestini attaccano, tu devi difenderti. Voglio la rivoluzione nei confronti dei nomadi, dei zingari. Ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Treviso. Se vengono a rubarti, che fai? Non ti difendi? Diamo a chi diamo noi, uno per uno, per la barba, e li buttiamo fuori a calci nel culo, detto con il massimo rispetto. Non siamo in Grecia, ma in Grechia ci stanno. Possiamo prendere un biglietto economico per l'aereo e rimandarli tutti in Pakistan. La porta è sempre aperta, tornino giù nel deserto a parlare coi cammelli. Oppure possiamo metterli sulle navi, dir loro che li mandiamo in Francia e invece li portiamo in Marocco o in Turchia. Marocchini di merda! Questa gente a predicare odio in mezzo a noi non la vogliamo. Addirittura adesso gli facciamo anche i centri di accoglienza. La mia t-shirt è una battaglia di libertà, poi lei non ci crederà, ma lo indossa anche adesso. Grazie. No, ma guardi. È proprio qui, se vuole. Quindi non ha rinunciato a disobbedire. No, io la porto perché è una battaglia di libertà e di democrazia. Si mettono a mangiare, bere, piena notte, pisciano sui muri, che vadano a pisciare nelle loro moschee se occorre, ma non nelle città italiane. Quando pisciano all'altare della tua chiesa, tu che fai? Li cacci? E anche con la violenza, come altrimenti? Vengono qui, pisciano sui muri, su delle chiese. È stato detto che il nostro esercito non riesce a fermarli. Allora i greci non dovrebbero più pagare le tasse per finanziare l'esercito che non sa proteggerci. Vuoi partecipare? Può venire tranquillamente, non c'è. È solo per dare un po' di sicurezza a questa città che purtroppo soffre come tante altre città di questi extracomunitari. Se ogni ateniese desse 3 euro al mese, si avrebbero 3 milioni di euro e con questi potremo creare ronde con i nostri membri. Chiederemo il permesso per avere 200 di noi con le pistole per proteggere il centro di Atene. Gli omosessuali sono una categoria della popolazione greca che non considero normale. Sulla mozione concernente l'adesione alla giornata internazionale contro l'omofobia, noi diciamo subito di no. Primo perché chiede di celebrare con una ricorrenza il riconoscimento della omosessualità come non malattia mentale. Non sarei fiero di essere una checca. Pur senza pensare che l'omosessualità sia da perseguitare, tuttavia non riteniamo sia neppure da celebrare, come se l'averla possa ritenersi un cosiddetto colpo di culo. Le decisioni della BCE avverrebbero secondo le direttive di un organismo poco noto denominato International Drop and Derivative Association. C'è un traffico misterioso che consente alla grande speculazione internazionale di decidere le politiche che poi si impattano sulla testa delle persone fisiche, degli uomini e donne che lavorano e che producono nei paesi membri. Per una Grecia libera dagli speculatori internazionali, per una Grecia fiera e indipendente,